Un saluto a tutti i videoutenti di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Il Diavolo, storia iconografica del male, di Laura Pasquini, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite perché ci parli di questo interessante volume. Quindi, come mia abitudine, io lascio subito a lei la parola proprio perché possa illustrarcelo. Prego, a lei. Allora, è un libro fatto di immagini, ma anche e soprattutto di storie, perché il diavolo senza la storia non si può capire e non si può interpretare. Ora, il diavolo che cos'è in sostanza? È il tentativo del genere umano di trovare una spiegazione al problema del male, che c'è sempre stato e che purtroppo sempre ci sarà, come possiamo ben vedere. E allora il diavolo ha tante maschere. Perché ha tante maschere? Perché ogni epoca ha avuto le sue tragedie. Ogni popolo ha avuto i suoi antagonisti, i suoi nemici, le sue disfatte. E ogni uomo ha i suoi dolori, anche lui i suoi antagonisti. E tutti questi nemici, tutto questo male che circonda, che innerva ogni epoca, che si oppone a ogni popolo e anche a ogni uomo, ha trovato nel tempo un numero infinito di maschere. Ora, le religioni politeiste in realtà non avevano bisogno di questo personaggio perché avevano divinità che potevano impersonare il male, che non erano necessariamente totalmente negative, ma a seconda dei casi si opponevano ad altre divinità. Tutta la mitologia greca, romana, possiamo andare anche più indietro. Il problema si pone per le religioni monoteiste, perché avendo un Dio infinitamente buono, creatore di tutte le cose, e bisognava trovare una giustificazione al male che comunque ci pervade, ci circonda. E quindi le tante maschere del male. Ecco perché storia iconografica, perché se non si ha, noi abbiamo magari un'idea di come il diavolo è stato rappresentato, ma in un'epoca, in un momento, pure la nostra idea di diavolo. In realtà lui ha avuto un'evoluzione nel tempo, è stato prima orrendo, spaventoso, poi in realtà la figura di Lucifero ha dovuto condividere con i diavoli gregari degli spazi più ampi nei grandi giudizi universali. Poi si è umanizzato, è diventato bellissimo, è diventato addirittura il simbolo delle rivoluzioni nell'Ottocento, no? Tra la fine del Settecento e l'Ottocento, quindi ci sono dei diavoli meravigliosi in questo libro, che uno dice: ma come, questo qui è il diavolo? Eppure lo è. E nella nostra epoca ha recuperato maschere antiche per poi insinuarsi nel web. I filosofi antichi dicevano, anche i padri, Agostino, Tommaso, che prima della fine del mondo il diavolo, Lucifero e tutti i suoi angeli caduti, i suoi compagni, vivevano nell'aere caliginoso, cioè in quest'aria indistinta che è tra terra e cielo. Ecco, adesso il diavolo vive nel web, che è l'aere caliginoso, e lì vive benissimo, sotto forma di diavoletto spiritoso, di emoticon di WhatsApp, ma non solo. Lui si insinua là dove sa di non essere
riconosciuto, trovato, identificato. E quindi nuove maschere, ma nuovi modi che ha questo nostro concetto, che siamo noi stessi a creare, che ha di rivelarsi. E troverà sempre modi diversi di manifestarsi dal punto di vista figurativo, perché nasce dalla fantasia di ogni epoca, di ogni popolo e di ogni uomo. Quindi bisogna non soltanto fare un discorso di modifiche figurative, ma bisogna anche seguire la storia e capire per quale motivo il diavolo è cambiato, è stato rappresentato in un modo prima e in un modo invece dopo. Quindi dobbiamo seguire la storia e attraverso la storia interpretare le immagini. Quindi, per esempio, nel Medioevo, e vuole intervenire, non voglio parlare sempre io, se ha delle cose da chiedermi. Per ora no, voglio ascoltarla attentamente. Allora, nel Medioevo, no, il diavolo era orrendo, bruttissimo, ferino, no? Aveva aspetti bestiali, lievemente antropomorfo, ma mutato da forme animalesche. Era enorme, ma era confinato all'inferno. Cioè, per quanto spaventoso potesse essere, i diavoli medievali, e metà del libro è dedicata in realtà, perché sono tanti, ai diavoli medievali, erano orrendi ma lontani. In realtà l'Inquisizione, cioè la paura del demonio, lo ha avvicinato, perché identificandolo in alcuni personaggi, fossero eretici, ebrei, musulmani, streghe, stregoni, lo ha umanizzato per forza, perché se loro erano dei rappresentanti del demonio, chiaro che questo significava che il demonio poteva avere forme umane. Ora, mentre l'arte nord-europea, fiamminga in particolare, rimane abbarbicata, legata alla cultura popolare, al folklore, alla leggenda, all'incubo, il nostro Rinascimento, così come si manifesta in tutta la sua meraviglia nella rappresentazione del corpo umano, di santi, eroi, personaggi del mito, attribuisce forme umane anche al demonio, signorelli. Lo stesso Michelangelo, Raffaello, e andando avanti l'umanesimo e il barocco amplificheranno questo aspetto, per cui troveremo diavoli seducenti, quelli per esempio, di Beccafumi, oppure andando avanti con Guido Reni, con Guercino, Lorenzo Lotto. C'è l'arcangelo che sconfigge il diavolo e quindi la vittoria del bene sul male. Ma mentre l'arcangelo è rappresentato algido nella sua potenza, illuminata dalla grazia divina, ai suoi piedi il diavolo diventa atletico, bellissimo, seducente. Quindi, da un lato, anche il Concilio di Trento, no, chiedeva che il diavolo fosse rappresentato sconfitto. Certo, e gli artisti lo rappresentavano sconfitto, ma questo non evitava che le sue forme, che nelle sue forme, immettessero tutta questa aura di seduzione che lo caratterizzerà per i secoli a venire. Il secolo dei lumi cercherà di tacitare il diavolo, no? Come la stregoneria, come le possessioni, per i philosophes sono tutte credenze inutili, però continuerà a parlarne. E soprattutto alla fine del Settecento verranno scritti nel Seicento, alla fine del Seicento verrà scritto il Paradiso Perduto di Milton. E inizierà la grande saga di Faust.
Ecco, questi due testi che il Secolo dei Lumi cercherà di tacitare, di non considerare, saranno alla base delle successive evoluzioni di questa figura. Per cui, attraverso il Paradiso Perduto, verrà creata questa figura del diavolo ribelle, il rappresentante di tutte le rivoluzioni contro una chiesa oscura e nera, incapace di capire il dolore degli uomini, o contro i principi dispotici. Quindi il diavolo diventerà, attraverso il Paradiso Perduto di Milton, il simbolo della rivoluzione, quindi sarà bellissimo ed eroico. Attraverso invece il Faust, la cui leggenda inizia in realtà già durante la Riforma Luterana, ma poi con Goethe avrà suo massimo respiro, avremo un diavolo capace di interloquire con l'uomo. Si presenta in forme umane, ma è soprattutto un diavolo capace di introspezione, di capire la sua vittima e di agire sull'uomo dopo averlo compreso a fondo. Baudelaire dirà che il più grande successo del demonio è quello di averci convinto che in realtà non esiste. E nei tempi moderni, nonostante tutto questo male che ci circonda, siamo convinti che lui in realtà non ci sia, o comunque non ci sia quel diavolo di cui nel Medioevo si aveva paura, che se ti comportavi male ti veniva a prendere e ti trascinava all'inferno. Ecco, forse dovremmo. Non voglio dire credere al diavolo, ma renderci conto che il male è un po' dentro di noi, è un po' intorno a noi. Insomma, essere un pochino più attenti al male che ci circonda. Forse rappresentarlo sarebbe un modo utile per vederlo, come facevano nel Medioevo. Questo è quanto. Se ha qualcosa da chiedermi per approfondire Sì, qualche. no, è evidente l'evoluzione di un qualcosa che però ci giunge fino a noi pressoché immutata nella storia, soprattutto delle religioni monoteiste. C'è il divino e il diabolico, no? Sono le due forze, il bene e il In male. realtà anche l'arte moderna, contemporanea, no? Per dire Picasso, Dalì, Basquiat, tutti questi artisti di cui io ho cercato di dar conto, no? Per esempio anche Anselm Kiefer, di cui c'è stata la recente mostra a Firenze, usano maschere antiche per farci capire, per sollecitarci a riflettere su questa entità che fa parte della nostra vita, che farà sempre parte della nostra vita e che dobbiamo avere anche il coraggio di rappresentarci, perché di fatto fare finta che non ci sia non serve, ma il male c'è. Quindi per quanto i padri della Chiesa si siano sperticati a cercare una soluzione, allora il male è la non essenza, il male è il nulla, e quindi non possiamo, non dobbiamo chiederci perché c'è il male, perché di fatto noi non possiamo capire le categorie divine, e se il male c'è, ci sarà un motivo, servirà per renderci migliori. Ecco, nonostante tutte queste categorie che nel tempo sono state, come possiamo dire, messe in piedi per rassicurarci, il male rimane. Basta accendere la televisione tutti i giorni o leggere un giornale e ci rendiamo conto che di lui non ci siamo liberati. Quindi rappresentarlo è un po' un modo per comprenderlo meglio, rappresentare le sue evoluzioni è come rappresentare la storia dell'uomo e capire dove si annida e perché. Il rischio Grazie. peggiore, credo, attualmente sia
il web per i bambini, per le persone in difficoltà, perché il diavolo lì veramente è difficile da scovare, da riconoscere. Beh, tendiamo un po' a esorcizzarlo. Sì, cerchiamo di esorcizzarlo in vario modo, ma il modo migliore per esorcizzarlo è guardarlo in faccia, credo. E questo libro è un modo per mostrare le varie forme, per provare a, ma non dico a difendersi, però perlomeno a riconoscerlo, a riconoscere la sua storia, che è anche la nostra storia. E quindi sono, ribadisco, è un libro di immagini, ma è soprattutto un libro che racconta la sua storia, perché senza la storia, senza le leggende, senza i racconti delle paure che l'uomo ha avuto nel tempo, questa figura non è conoscibile. E quindi bisogna per forza di cose correre in libreria e comprarlo, e Oddio. leggerlo, e Oppure semplicemente sfogliarlo. a volte soffermarsi un po' di più su quello che ci accade, per esempio la copertina, no? Che non so se si vede, la figura scelta per la copertina è un dipinto della 500 dove c'è un'immagine che condensa un po' tutte le forme del diavolo che si vedono, che si incontrano del libro, perché c'è una donna bellissima nel volto e nelle membra superiori, che però è una donna malvagia e quindi ha il diavolo nel ventre, e questa presenza maligna la tramuta in un essere mostruoso, perché ha le code di serpente e le ali di pipistrello, ma il volto è meraviglioso. Ecco, allora a volte, oltre che cercare il nemico fuori di noi, dobbiamo anche cominciare a guardare al male che abbiamo dentro, magari cominciare da lì, perché questa è una donna apparentemente bella, bella fuori, ma dentro nasconde il male. E quindi ognuno di noi ha un po' di male dentro di sé. Ed è il primo luogo dove dobbiamo andare a guardare prima di cercare il nemico fuori. Magari si eviterebbero tante guerre se ognuno guardasse prima dentro di sé al male suo. Ecco. Quindi da qui anche la scelta della copertina. Perfetto, io la ringrazio davvero tanto. La ringrazio io per questa opportunità. Io starei ore a parlare del bene e del male. Beh, ma no, cerchiamo di parlare anche del. Direi che può Allora bastare. il prossimo libro sarà dedicato a Dio, allora se ha fatto il No, è diavolo. un'iconografia troppo stabile quella di Dio, che cambia Ecco. solo stilisticamente, ma rimane sempre uguale. Ecco, vede? Tanti libri sono stati scritti su di lui. Non oso tanto. Grazie mille. Prego, si figuri. Io intanto ricordo a tutti voi il titolo, perché possiate andarlo ad acquistare. Il diavolo, storia iconografica del male, appena pubblicato da Laura Pasquini, scusate, appena pubblicato da Carocci, di Laura Pasquini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite e che ce ne ha parlato così appassionatamente. Quindi la ringrazio ancora davvero tanto e a tutti Grazie voi, a lei, grazie a tutti. ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora e a presto. Fecit et Maria,